Sarà Antonio Laspina, 45 anni, a guidare anche per il prossimo quadriennio le associazioni di promozione turistica aderenti all'Umpli Sicilia, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Laspina è stato rieletto presidente con il 90% delle preferenze durante l'assemblea regionale che si è svolta domenica a Caltanissette e che ha visto raccolte rappresentanti delle 250 proloco siciliane, chiamati altresì ad eleggere componenti del comitato regionale, revisori dei conti e dei probiviri. Sicuramente una piena soddisfazione per il lavoro che è stato svolto, il riconoscimento che abbiamo avuto da tutti i partecipanti sicuramente mi onora del lavoro svolto e di un'associazione che veramente vuole crescere in questo momento in modo assolutamente propositivo. Sì, una grande esposizione qui al Centro Michele Abate di Caltanissetta, dove si sono riunite tutte le proloco della Sicilia che, oltre ad eleggere il presidente regionale per il prossimo quadriennio, espongono e fanno un workshop di tutti i prodotti tipici della Sicilia. Odori, sapori e colori dei prodotti tipici siciliani hanno per l'occasione invaso il cortile del Centro Michele Abate, un expo delle proloco siciliane curata dai 9 comitati provinciali. Assegnato durante la mattinata ai volontari delle proloco di Calascibetta e Nicosia, il premio è dedicato alla memoria di Salvatore Rovello, per tanti anni alla guida della proloco nissena, per il miglior progetto di promozione turistica. Mentre il premio per il miglior video di promozione turistica è andato alla proloco di Pietralia Sottana. Abbiamo realizzato quest'anno i mercatini di Natale in collaborazione con un'associazione che collabora a Calascibetta per quanto riguarda il presepe vivente. Abbiamo avuto un bel po' di presenze turistiche, quindi noi ci siamo anche impegnate a farci la nostra promozione turistica. Mio marito è stato presidente della Proloco per tantissimo tempo e dopo essere stato vicepresidente al tempo del presidente Giammusso. E lui lo faceva con grande passione, con grande amore, questa attività. E io a volte scherzando dicevo che la Proloco era la sua amante non segreta, perché era ufficiale davanti a tutti, e lui perdeva lì il suo tempo, tanta energia, dedicava veramente tanta passione alla Proloco, il tutto sempre gratuitamente, perché l'attività della Proloco è un'attività di volontariato, non c'è retribuzione per nessuno, quindi quello che si faceva per passione, con la soddisfazione di fare qualcosa di buono per la città, e credo che questo sia il miglior ricordo che noi possiamo avere di mio marito.